ragazzi, bentornati su Creamax. Allora, siamo tornati sul fiume, oggi spot nuovo e abbiamo una piccola novità, perché come promesso nella live che avevamo fatto al lago Antille, avevamo detto che saremmo venuti a pescare ogni tanto, quando possiamo, quando tutto concilia, con voi followers. Abbiamo cominciato i video appunto con voi. Esatto. Oggi qua con noi il nostro primo follower che viene in pesca con noi, e diamo il benvenuto a Cristiano. Vai. Ciao Cristiano, ciao, saluta ciao, pure la community, ciao. Creamax. Ciao community. Allora, siamo su uno spot sempre nella zona provincia di Venezia, e questi video che facciamo, ragazzi, saranno dedicati sì alla pesca, ma andremo anche a scoprire quelle che sono le soluzioni che proponete voi followers. Un attimo di pazienza che passa il camion. Cambio bello grosso. Siamo strada, quindi esatto, quindi i suoi problemi di qualche, esatto, qualche, dicevo, Cri, correggimi se sbaglio, andremo a vedere su queste uscite come pescate voi, come sì, stasera pesca Cristiano, ma faremo un'ampia parentesi di quello che sono le varie attrezzature che usate, che usa Cristiano, in modo da far vedere a tutti qual è il panorama più o meno, dato che ci chiedete cosa ne pensate della sedia Nash, cosa ne pensate del pod Nick. Faremo questi video proprio per proporre anche a livello per i più affezionados e appassionati di attrezzatura un po' di quello che è tutto il panorama dell'attrezzatura da carfishing. Quindi in questi video sarete voi i protagonisti, non noi. Esatto. Quindi faremo emergere appunto voi, faremo emergere questa sera Cristiano. Quindi sarà un video un po' dedicato a voi, di conseguenza con le vostre cose, le vostre attrezzature, la rig vostra preferito, maniera di pescare. Nel frattempo suona un sensore. Perché le canne sono in acqua. E bene, quindi io direi di cominciare. Sì. Partiamo. Partiamo. E via col video. We'll be right back.
Ragazzi, eccomi qua. Vai, vai, Max. Porco Giuda, oh. È appena arrivato. Guarda che stavo sistemando l'ultima canna, non ho fatto tempo. Controlla frizione e tutto. Ma non so cos'è. Sono qua, sta via tu. Guarda qua sotto proprio. Hai il grande Cristiano? Sì, sì. Ce l'ho. Pesce gatto. Va bene un po'. Pesce gattino. Vai, prendi. Pesce gattino. Ragazzi. Allora ragazzi, appena arrivato, prima partenza su una doppia del 20 con Miss Crimax e ci è venuto a trovare un pesce gattino. Questo dovrebbe essere nostrano, no? È un pesce gatto africano? Dalla bocca. Sì. Vediamo. Ok, ancora sui pesce gatti non siamo ferrati, però ha gradito il Miss Crimax. Adesso lo rilasciamo e vediamo di tirare su qualche carpa. Cristiano, partenza al fumicatone. Fulminante. Arrivati, okay. Pronti via. E via. E non ha resistito. Però dobbiamo prendere le carte. Certo. Nix Crimax sempre. Ci proviamo. Allora ragazzi, come promesso, Cristiano ci fa vedere quello che è un attimino il pod e canne e mulinelli e vari sensori che usa. Quindi Cristiano, a te la parola. Che cosa usi di bello? Allora, sono molto spartano, easy. Sì, quindi il carpista allora, che si è avvicinato da poco, Cristiano? O... Ni. Spiega, vai. Allora, parto con tre canne, Decathlon. Ok. Ok. Modello si sa? Xtreme. Xtreme 5. Sì, da 3,5 libbre. Bene. Quindi, ma io mi sono sempre trovato bene. Beh, tieni conto che le prime canne che abbiamo avuto di Christian erano quelle da 13 euro della Decathlon con filo e mulinello. Sì, sì. Quindi qua siamo va tranquillo. Sulle ottantina di euro circa, più o meno a canna. Ok. Vedo un bel mulinello. Mulinelli Christian. Della Daiwa. Ah, però, modello? Non lo so, perché io le marche... Ok, aspetta che tocco Zero. Io. È un Black Wide Widow sì. VR 4005 in bombina. Sì. Però non Daiwa... Non è male. Daiwa è quasi una garanzia, sì, possiamo dire. Sì. E... Pod sempre Caperlan by Decathlon. Ce l'avevo anch'io prima del Daikon. Sì. Qualcuno se lo può ricordare nei video, ce l'avevo anch'io. Tranquillo. Centraline, visatori con centralina presa su internet. Benissimo. Cioè, proprio non uso le scimmiette perché sono molto pigro. Sei molto pigro, vabbè, ragazzi, ognuno fa quello che vuole, ognuno, ragazzi. Esatto, non siamo qua per giudicare nessuno. Stra pigro, quindi... Le carpe arrivano lo stesso? Assolutamente. E ora sì. Non servono le scimmiette, basta così. Sì, ce le ho in dotazione, non nessun problema, però devo essere molto proprio preso dalla... Te non vedi l'ora di prendere, arrivare e buttare le carne. Bravissimo. Così, vabbè, ci sta. La vivo molto easy. Bene. Cosa. Ultima cosa... Che filo usi? Un 0,40? Sento? Un 0,38. 0,38, ecco, infatti, ok, benissimo, 0,38. Verde militarizzato, sì. Sembra. Sì. Bene. Finali, monto su un LEDCOR, normalissimo. Ok. E terminali... Adesso dopo i terminali esatto, ci spiegherai meglio quale usi e i tuoi preferiti. Okay. Allora, ragazzi, abbiamo fatto la prima panoramica su quella che è l'attrezzatura... quasi di base, perché poi ci sono anche alcune robe importanti come culle e guadino che andremo a vedere fra un po', però diciamo che per pescare serve questa attrezzatura. Cristiano ci ha fatto vedere la sua, adesso passeremo a quelli che sono gli strumenti per la cura, diciamo, il benessere della carpa, ovvero il guadino quando andiamo a guadinare e la culla per mantenerla e basta, andiamo a vederli. Allora, eccoci qua. Guadino. Qua Bello grande. Dove sono 120. Sì, assolutamente. Bello. Beh. Ma qua non ho badato a spesa. Bravo Cristiano. E vedo che anche qui non hai badato tanto a spese. Sì, perché la cosa... Sono due elementi fondamentali comunque per questa pesca.
sacca di rilascio. Bene, bravo. Con pesatura e chiusura. Ok. Comodo. E poi anche se si va sui laghi dove ci si può immergere. Sì. Monto su il... Ah, tipo i galleggianti, così resta in alto. Ah, bene, perfetto. Quindi, e di che marca è questa, Cristiano? Big Fish. Big Fish, ragazzi, quindi abbiamo una sacca della Big sì. Fish. Mentre io e Cristian, se non mi ricordo male, tu Nash e io... NGT e i tempi. No, no, della Carson forse, io vabbè, non mi ricordo. Sì. Comunque ottimo, bella ampia. Vai dentro tranquillo, anche se sei una sponda un po' alta. I ginocchi e c'hai il rilascio. Ottimo, ottimo. Veniamo a quello che forse sì. è la roba più importante, ragazzi. Culla. La culla di mantenimento. Nash, che trovo fantastica perché... Facile da montare, smontare. Facile, non neanche tanto ingombrante una volta chiusa. Questa è la Carp Cradle sì, della Nash. Nash. Ok. Ok, e la puoi alzare a seconda della... l'altezza che la desideri. Ah, ci sono i piedini. Sì, sì. Ah, ecco, guardate, guardate ragazzi. Piedini che basta cliccare qua e scendono. Quindi in base alle varie situazioni possiamo regolarla. E questi, Cristiano? Questi è molto comodo. Solito acqua. Ok. La possiamo anche già mettere. Sì, mettiamola già che così perché fa caldo ancora, ragazzi. Quindi un po' d'acqua sicuramente okay. mantiene fresco in qualche caso modo. Ci sia troppo sole. Troppo ah, pieno. Ok. Perfetto, io pensavo che questi qua fossero anche per tenere la carpa tranquilla quei due secondi sì, che magari anche, spostiamo la canna anche in mezzo sì, sicuramente, che non prenda sole, luce. Certo, certo. Beh, ragazzi, un ottimo acquisto sì. perché sicuramente questo è uno dei punti più fondamentali che dobbiamo sempre avere con noi. È proprio la sicurezza anche perché ho anche uno spray da mettere alla bocca ogni volta che slamo. Però, grande. Però Cristiano, però complimenti. Ok, abbiamo visto adesso i fondamentali di quello che serve per poter entrare in pesca. Adesso fra poco, dopo che abbiamo mangiato ragazzi, Cristiano ci farà vedere quali sono i suoi terminali preferiti. Certo. Quindi andremo a vedere sulle tre canne che cosa monta e se ha un terminale preferito che non dovrà mai mancare nella sua sessione di pesca. Quindi buon appetito se state guardando il video, noi andiamo a mangiare. Allora ragazzi, siamo nella sezione rig. Cristiano, raccontaci un attimo il rig che stai usando, penso su tutte e tre le canne hai detto, giusto? Yes. Vedo che è una rig semplice, semplice. E stai usando due affondanti sì, qua. Sì, quindi sì, sì. Ok, fai anche un minimo di selezione. Sì, 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 anche, 20 e 16. Anche quindi. Se poi sappiamo che sul fiume con le bocche che hanno le carpe anche piccole, selezione alla fine certo. A volte risulta anche difficile, ma meglio così. L'importante è prendere, poi piccolo o grande non importa. Amo del 4 se non sì. mi sbaglio, e noto una piccola perlina che mi ha sempre incuriosito, e questa ce la spieghi tu, Cristiano. Sì. Niente, qua ragazzi vedete c'è una perlina proprio dove c'è la boilies, quella più scura, va a fermare praticamente le boilies, in modo che non scendano? Esatto. Ah, questa me la devo comprare. Questa è una cosa nuova che noi non abbiamo mai fatto vedere, quindi... Non so, viene anche un po' rosicchiata o qualsiasi... Sì, scende. Infatti mi trovo a volte che scende. Ok, perfetto. La vedo doppia singola come vuoi. Ottimo. Non vedo che usi anche un tubicino qua in termorestringente sì. per dare una lineatura al rig. E bene, questo è il terminale affondante. Certo. A livello di appoggio qua, Cristiano, appoggio a livello appoggio. Di montature pop-up. Ah, usi qualcosa ogni tanto? Hai già qualcosa di pronto da farci vedere? Questo di rig. Allora, di rig. Ah, allora ragazzi, guardate qua. Di rig con bait screw, quelli che usiamo anche noi. Però vedo che qua il di rig non l'hai fatto tu, esiste già in commercio. Esiste già, sì. Hai sì, per caso sì. la bustina da farci vedere? Ok, perfetto. Allora, eccoli qua ragazzi. Si chiamano i D-Rig Kickers della corda. D-Rig Kickers. E per chi appunto non ha... non è pratico magari di fare un D-Rig o non ha voglia. Mi ricordo che sono pigro. Quindi... Esatto. E onesto Cristiano comunque. E esistono già pronti D-Rig. Quindi si andrà semplicemente a far passare l'amo dentro il primo step e si tirerà su dall'altro. Vabbè,
Ottimo Cristiano, quindi qua che boilers pop-up ci monti qua di solito? Qua monto o damboline, ok, o pop-patine pop-up anche piccole. Ok. Perché questo terminale qua lo uso inverno, primavera. Perfetto, perfetto. Sì, cioè, beh, ho la mia parli con uno che ha sempre una canna con la pop-up. Infatti anche stasera ho una pop-up del 20 alla prugna addirittura, e quindi sì, inverno, primavera, estate, io una pop-up ce la devo avere sempre. Bene. Ottimo, ritira la canna pure Cristiano e certo, chissà che venga a trovarci qualcosa. Allora, siamo di nuovo qui con Cristiano un attimo per continuare un po' a parlare un po' di lui, visto che sono appunto video, ricordo che sono che siete voi i protagonisti questi. La situazione attuale è che allora le canne sono calate, come avete visto abbiamo già preso un pesce gatto e ora si è un po' calmata la situazione. Vediamo ancora saltare qualche carpa, penso carpe, insomma pesciotto, l'ho visto, speriamo siano carpe, e adesso aspettiamo che si faccia avanti qualcosa. Nel frattempo Cristiano continua un po' a spiegarci il suo modo di pescare, quindi ognuno ragazzi ha il proprio stile, ha i propri gusti, i propri metodi, le proprie abitudini e anche le proprie preferenze, e ora Cristiano ci spiega un po' le sue. Allora, partiamo. Non cosa so, c'è in questa borsa magica? Parlare prima delle boilies, cosa ti piace usare di più, sì, magari come boilies, cosa inneschi di solito, anche gli abbinamenti, magari se certo, fai qualche abbinamento particolare che hai visto che magari ti dà più soddisfazione, insomma, certo, vai. Allora, inizialmente dirò che comunque pesco prevalentemente canale. Ok, libera quindi per Cristiano. Sì, sì. Nella parte un po' più fredda dell'anno mi dedico anche nelle aghette a pagamento. Ok. Cerco di comunque di selezionare il laghetto, ecco. E quindi parto con questo la barca. Certo, sì, Cristiano, sì, sì, tranquillo. Tanto lo sanno che non è televendita. Appunto. questa qua. Allora, vedo che è una discharge. Discharge, sono le dumbo della discharge, il. Cosa sono queste? Aspetta, le wafter. Ah, buona. Gusto? Ne approfitto. Sarà speziato? No. È dolce. Dolce? Vediamo. Strawberry. Infatti, è strawberry, è dolce. Ah sì, strawberry, fragola. Macchiano, per queste qua macchiano. Sì. Tanto. Sì. Cioè, fanno quel camino di fumo. Eccezionali. Fanno. Soprattutto in acqua ferma. Penso che le conoscano ormai le discharge, no? Il nostro pubblico. Sì. Questa tutta la linea della discharge la uso prevalentemente in acqua ferma, cave o laghi. Quindi okay, anche tu hai avuto la passione per discharge, allora sì, è piaciuta come marca. Sì, sì ragazzi, marca prodotto idem, importante. Idem i pellet. Per chi non avesse visto il video sul pellet e le boilies, abbiamo fatto sui video precedenti qualche spiegazione di sì, discharge. Vai. Poi vado con le affondanti, perché io sono proprio tradizionalista e le affondanti le adoro tante. Bene. Grosse anche, più grosse meglio è. Abbiamo visto prima infatti sui rig che sei generoso a livello sì, di innesco. Sì, sì. E boilies affondanti prediligo spezie o pesce. Pesce, spezie o pesce. Quindi non fruttato. No, fruttato non ho quasi nulla. Okay. Ho perfino l'aglio, quindi. Scelta personale o dettata da qualche consiglio che magari ti è stato dato? Scelta, ma credo, no, personale. Personale. Ho visto partenze afferrate, prese in vadino, quindi okay, ho visto proprio questa. Tu hai una linea tua, sì, sì, vedi che paga e sì, giustamente certo, rimani su quella linea. Vabbè, cavolo, crema, se paga ragazzi. Qualcosa alla crema, certo, certo, sì, però prediligo proprio spezie e roba forte. Okay. Ovviamente, perché a pensarci bene, se qualcuno di voi fa più catture con magari boilie sfruttate, giustamente avrà più boilie sfruttate, quindi certo, è normale. Ok. Vai. Ascolta Cristiano, sì, ti propongo una roba, senza che facciamo vedere 70.000 ah, esche. Sì, sì. Io vorrei sapere da te qual è l'esca che non deve mai mancare nella tua borsa. Cioè, quella che se la dimentichi torni a casa a prenderla. Domanda che faremo a tutti voi quando
appunto avremo modo di incontrarci, sarà una domanda che sarà ricorrente questa. Esatto. Eccolo. Fish food. Ok. E anche queste sono queste sono della Big Carp. Esterberry. Buone. E questo proprio pesce a manetta. Quindi tu fai un abbinamento del 24, giusto? Sì. 24-20. Eccolo qui, ragazzi. Aspetta, ve lo cerco di farlo vedere. Se riesco più vicino. Questo è. Infatti, questo è un innesco che ho visto prima. Sì. Che lo stai usando. Quindi senza di queste non peschi. No. Ok. Soprattutto proprio anche in canale, secondo me. Oppure faccio anche doppio così. Fai una doppia 24. Ecco, generalmente in canale. In canale. E sono tante le idee, c'è chi preferisce pescare con una singola del 30, chi magari abbina due del 20. Ecco, su tre canne generalmente come ti comporti in canale quando devi, ovviamente hai tre canne a disposizione e devi buttarle giù, di solito come fai? Cioè con cosa? Tutto uguale o tutto vari? Tutto uguale, vari. Montature sì. Uguali. Monture, sì, uguali, monture, ok, diciamo, finali, terminali, là, affondanti, e cerco comunque di abbinare gusti forti, come ho detto prima, e cercando sempre di rimanere in quella linea là. Ma fai sempre quella presentazione 24-20, sì, sì, o magari su una ne butti anche una singola? Stai grosso, proprio grezzo e vai. Quindi tutti inneschi doppi praticamente. Sì, sono... sì. Ok. Sì, sì. Doppi e qualche bilanciata o così tanto per provare, ma ho sempre avuto risultati in doppio, meno di neve. Sì, sì, sì. Roba grossa. E domanda da 100 milioni di dollari. E poi magari chiudiamo, perché comunque abbiamo capito che a te piace andare sul grande e sull'affondante. Ho visto che qua dentro hai tanti bei sacchettini colorati pieni di esche buone. Per quanto riguarda il mondo self-made, hai avuto modo di approcciarlo? Hai magari pensato di approcciarti più avanti, magari col tuo socio in pesca anche? Sicuramente ci stiamo lavorando. Perché come sai, Team Crimax è entrato in questo mondo del self-made e sì, stiamo facendo questa pallina che tu hai avuto modo di provarla anche perché... Sì, ragazzi, certo, abbiamo la possibilità di incontrarci, noi ben volentieri. Esatto, diciamo che lui ha avuto la possibilità di provarla perché un giorno Christian è andato qua nella zona a vedere uno spot, l'ha trovato e gli ha lasciato qualche pallina e ha avuto risultati subito, ci hai detto. Subito. Cioè... A maggior ragione ti porgo la domanda, inizierai anche tu a entrare in questo mondo o... Inizierò sicuramente, ci stiamo, ti dico, come vi ho detto prima, con il mio socio in pesca, che saluto, ciao Marco. Bene, ciao Marco. Ci stiamo lavorando per, appunto, per capire anche le tecniche, insomma. C'è da studiare, sì, c'è da studiare, te lo garantiamo. Il mondo è molto vasto. Sì, però credo che comunque, come avete sempre detto voi, self-made è unico. Beh, sì, è vero. È molto mirato, personale. Perché è personale, bravo, Cri, hai detto la parola molto giusta. Molto personale. E mirato, quindi... Sì, perché... Ecco un'altra parola giusta. Personale e mirato. Perché? Perché personale, perché fai la boilies come vuoi tu. E mirato perché, ad esempio, il nostro mix, il mix Crimax, è mirato per la pesca in 3-4 ore, non di più. Quindi un mix che entra subito in pastura. Esattamente la parola giusta, giustissimo. Bene, allora abbiamo capito quello che è... Un'ultima vai, domanda. Vai, scusa. Ok, abbiamo un attimo visto inneschi, montature, eccetera. Ti chiedo una cosa io. Invece, come sacchettini, come dip, ti piace usare magari qualche volta qualche gluck, qualche prodotto strano? O certo, fai il sacchettino al pesce? Sacchettino... Come avete visto prima, molto easy perché sono piccolo. Sì, sì. Non è che nel mio c'è stato chissà quale lavoro, era uguale al tuo.
Lo so, ma tu lo monti, lo fai... Sì, io faccio la bombetta, sì. Ok, però alla okay. fine non penso che è la bombetta con i ricamini che mi fa prendere. È quello, vuole sì, cioè, al pesce. Sì, sì. E, sì, uso sempre di... Sono Go della discharge. Go? No, allora i Go sono della corda. Della corda, i Deep e i Gluck. I Deep, quelli della discharge che... Ok, Gluck. Tanta roba anche quelli. Anche perché... quelli che avevano fatto vedere. Sì. Ok, ok. Quindi ti sono piaciuti sì, e sì. hai preso un po' di roba sì, di sì. quella linea. Sì, la siringa, butto dentro il, perfetto. Il sacchettino e lei dopo si sprigiona sì, sì, sì. e va. Ok. Bene ragazzi, allora abbiamo visto un attimo con Cristiano cosa... Un attimo, solito casino. Abbiamo visto con Cristiano come gli piace pescare, le sue preferenze, i suoi gusti, eccetera. Bene, siamo contenti di aver cominciato a fare questi video, quindi abbiamo avuto modo insomma di capire come impostate la pesca anche voi, conoscerci soprattutto, perché esatto, lo certo. scopo è principalmente quello, conoscerci. Ed è bello anche che vedete i punti di vista anche di altre persone, perché ovviamente noi come canale, io e Max abbiamo la nostra linea e manteniamo quella, però giustamente ognuno ha la sua, quindi è anche bello sentire i pareri appunto delle altre persone. Ora non ci resta che sperare. Abbiamo l'ultima ora davanti, vediamo se si faccia avanti qualcosa, se si fa vivo qualcosa, e altrimenti non importa. Comunque l'importante era essere qua tutti e tre stasera e iniziare questo nuovo progetto, certo. che Crimax ha voluto condividere con voi. E quello che non deve mancare sia nella borsa sia in tutte le borse che ci abbiamo qua è la voglia e la passione. Bravo, bravo Cristiano. Che è quella che non deve mai proprio mancare. E il rispetto. Il rispetto deve essere nel primo scompartimento della nostra borsa. L'ambiente perché ho sempre amato è la natura, quindi carte, cartine e rispetto per rispetto i pesci, per i pesci. Infatti una cosa che ho apprezzato molto prima e mi ha fatto piacere sentirla perché rispecchia un po' la linea di pensiero nostra, è stata quando abbiamo Cristiano ci ha presentato la propria attrezzatura. Ci ha detto le canne, i mulinelli, il pod, però poi ha detto una cosa importante: qui non ho basato a spese sulla culla e sul guadino, sono due cose molto importanti ragazzi, ve lo diciamo sempre, al fine è la salvaguardia del pesce, quindi è molto importante non avere il mulinello da 300 euro, la canna a 400 euro, ma avere innanzitutto i materiali essenziali per la salvaguardia del pesce. Bene, bene, prima che ci vengano a prendere con l'ambulanza, ragazzi, ci vediamo tra poco. Allora, finito ragazzi, conclusa questa sessione che purtroppo non siamo riusciti a tirare fuori una carpa, solo il pesce gatto che ha preso il signore qui prima, quindi esatto. nulla di più. In compenso però è stata una serata piacevole, molto bella, abbiamo conosciuto Cristiano. Beh, una bella novità. Una novità portata al nuovo canale, quindi insomma è una cosa in più che abbiamo deciso di fare proprio perché non riuscendo a organizzare questo raduno non è facile. Come volevamo, quindi in pesca è una cosa un po' ad oggi ancora un po' difficile, continueremo comunque a lavorare per cercare di capire e di trovare una soluzione, però ad oggi è una cosa un po' ancora in alto mare, quindi parte questo nuovo progetto, chiamiamolo così, a pesca con gli iscritti e... quindi niente, come dicevo la serata è stata molto piacevole, a noi ci ha fatto molto piacere conoscere Cristiano, avete visto comunque oltre che diciamo alle solite cose nostre, avete visto comunque un'altra persona che ha portato condiviso. Le proprie esperienze, ha condiviso i propri gusti, come dagli inneschi a cosa... Mi ha parlato di righe, inneschi, di attrezzatura, sì. Quindi abbiamo fatto vedere un po' quello che è, chiamiamola, la linea, come hai detto e la tu vostra prima. Pesca. Esatto. La quindi... vostra pesca, quindi anche il farvi conoscere tra di voi le vostre abitudini, i vostri modi di fare, insomma penso sia una cosa che... Piuttosto che fare anche su questi video che faremo con gli iscritti, una carrellata, una panoramica di quelle che sono le varie attrezzature che troviamo sul mercato. Oggi abbiamo visto le canne, i mulinelli, tutto quello che si porta dietro in pesca Cristiano. Prossima volta
chi ci sarà ci mostrerà la sua roba, condividerà i suoi rig preferiti come ha fatto lui. Per esempio adesso Cristiano, per esempio, in questo video ha portato una cosa che noi, non sapevamo neanche noi, ad oggi non l'abbiamo ancora fatta vedere, che appunto era lo stopper, giusto, sì, per, le, sì, per le boilies, quindi boilies, cosa che è utile, ragazzi. Sì, perché... sì, sì, perché mi ha spiegato come funzionano e ho capito che a me servono, perché ogni tanto mi capita che quando faccio un doppio innesco la boilies, che è quella più attaccata all'amo, diciamo, tende a scivolare giù, soprattutto se taglio le palline o su, quindi la perlina stop boilies, sì, sì, sulle rig è utile. Ottima. E andrò sicuramente a comprarla e ringrazio Cristiano per avermela fatta vedere, perché sennò non si può neanche dell'esistenza. A questo serve la community Climax, quindi a questa condivisione, questa cosa che abbiamo sempre cercato di far emergere, insomma, e siamo contenti che ad oggi ci siano questi risultati, quindi sì, sì, contento. Beh, lasciamo la parola a Cristiano. Che di, dici un po', anzi, di a loro cosa, cosa è successo in queste 3-4 ore. Che impressioni hai avuto? Perché comunque Cristiano, ragazzi, non ha visto solo quello che avete visto voi, ovviamente ha visto tutto il dietro le quinte. Quinte, il lavoraccio, quindi, che dobbiamo fare. Ha visto cosa usiamo, come ci organizziamo, attrezzatura ha video, visto un audio, po' quello che insomma c'è dietro a Climax, un po' in tutti i video che siete abituati a vedere. Quindi lascio un attimo la parola a lui. Che dirvi, ragazzi? Niente, comunque è stato un piacere, super piacere a conoscere questi due personaggi, sono veramente tosti, simpatici e alla buona. E li seguo subito dall'inizio, quindi... Ah, eri uno dei primi te? Credo forse proprio il primo, proprio da mo. Apro una piccola parentesi, questa cosa qui è improvvisata, è al momento... Sì, non è studiata. Cioè, tutto è improvvisato su Climax, però sì, ci tengo a dire che non è stato in qualche maniera forzata, indotto. No, no. Quindi niente, la serata si è svolta comunque in piacevole compagnia. Ti sei sentito, sì, sì, un po' come a casa comunque, e perché quello che noi vogliamo trasmettere è un po' lo spirito del carpista. Quindi che cos'è lo spirito del carpista? Wild è life. Anche conoscerci 3 ore fa, certo, e comunque abbiamo parlato di tante robe, ci siamo scambiati tanti consigli, tu ci hai senza dato delle pregiudizi. Dritte. Esatto. Sì, sì, no, veramente. Niente da... Nient'altro da aggiungere. Allora, guarda, ti faccio... Ti stuzzico un attimo. Sì. E visto che prima abbiamo accennato che probabilmente più avanti ti affaccerai sul mondo del self-made e quindi inizierai a fare le tue palline, ti invitiamo allora a fare la tua pallina e una volta pronta ci darai un 10-12 palline test che noi proveremo volentieri. Sì, sì. Io tra l'altro accetto la sfida. Scusate, arrivo. Vai, continua per lì. Non so cosa abbia in mente, ma come vi dicevo è improvvisata al momento, quindi non so cosa stia facendo. Comunque sì, potrebbe essere un'idea, appunto. Sì. Ragazzi, se avete qualche pallina a farci provare, noi la testeremo ben volentieri e saremo ben contenti di farlo vedere nel canale, che funziona, insomma. Occhio. Ultima roba, siccome prima Cristiano ha detto che lui predilige un po' le montature affondanti, ok, piuttosto che a quelle pop-up, noi vogliamo allora regalargli qualche boilies pop-up fatte da noi e gli chiediamo se inizierà almeno su una canna a pescare con un rig pop-up con le famose pop-up alla prugna e altre pop-up di colore rosa al mulberry. Quindi Cristiano, grazie, questa è una richiesta che ti facciamo. Bene. Di testarle anche tu e quando prendi qualcosa ovviamente ci mandi una bella foto sui social. Sarà fatto, bene, accetto sta sfida allora. Ok, va bene, grazie. E ricordati che quando farai le palline, certo, ce ne dai da provare, che le, certo, testiamo. Certo. Ottimo, ragazzi, bene. Da Climax, da Cristiano, un grande saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.